Assessore Rozza, parliamo di sicurezza, naturalmente lei ha questa delega, la questione profughi e la caserma Montello. Da parte dell'opposizione molte critiche sostengono che le caserme non vanno lasciate per queste funzioni e soprattutto temono che poi i tempi si allunghino, che non saranno 18 mesi di accoglienza ma di più. E prima di tutto l'opposizione deve decidere se vuole che i milanesi si trovino la città invasa da persone che non hanno un luogo dove essere ospitati, o se invece è giusto avere dei luoghi controllati dove ospitiamo con dignità i richiedenti asilo. Questo non si è mai capito, perché no al campo Expo, no alla Montello, no a tutto. Noi abbiamo l'obbligo di governare, di garantire ai milanesi una gestione ordinata dei richiedenti asili che arrivano a Milano. Secondo luogo, alla caserma Montello andrà la polizia. Noi stiamo utilizzando dal 1 novembre a 2016 a dicembre 2017 la caserma Montello per un'ospitalità provvisoria dei richiedenti asilo. Dal 1 gennaio 2018 partono i cantieri perché poi venga trasferita la polizia alla caserma Montello. Quindi sotto questo punto di vista non ci sono né dubbi né niente. Peraltro, lo dico con chiarezza, se c'è una cosa che di provvisorio c'è, è esattamente l'utilizzo della caserma Montello, perché il processo per la riqualificazione a favore della polizia è un processo già iniziato con le richieste di autorizzazione per i lavori e urbanistici. Ecco, appunti che sono stati fatti non solo dall'opposizione ma anche arrivati dalla lista SAL, insomma, con il Marcora, con il consigliere Marcora. Appunti, quali appunti? Appunti nel senso, dal punto di vista sempre di fare chiarezza su questa questione, quindi il discorso vale anche per loro, quello che abbiamo fatto ora. No, Marcora chiede che la giunta dica esattamente tutte le tappe e che mi sembra e come pensa di gestire la cosa, e questo mi sembra cosa buona e giusta. Non mi risulta che Marcora abbia fatto degli appunti sulla scelta. Senta, lei quest'estate ha presentato anche un piano per quanto riguarda la sicurezza nei quartieri o comunque gli sgomberi. A che punto siamo? No, non è un piano, è un'azione dinamica quotidiana. Tutti i piccoli accampamenti o tutte le carovane con roulotte e camper che sostano abusivamente all'interno della città vengono puntualmente e quotidianamente allontanati. Il messaggio deve essere chiaro: non si viene a Milano a usare la città come se fosse un grande accampamento. Ultima domanda, martedì è attesa la visita di Matteo Renzi, qui a Milano ci sarà, insomma, la presentazione del patto per Milano. Cosa c'è per la sicurezza? Noi abbiamo chiesto a Renzi sia l'aumento dell'esercito su Milano, perché possa essere elemento di sostegno, specie in questa fase storica, dove dobbiamo occuparci anche di antiterrorismo e quindi dobbiamo immaginare. Noi riteniamo la nostra città sicura, ma sicuramente non c'è nessuna città che è a rischio zero. Quindi l'apporto dell'esercito diventa importante di aiuto e di supporto, a cui abbiamo aggiunto anche la richiesta di garantire il massimo turnover della polizia locale e quindi darci piena libertà di assunzione sulle forze di polizia locale, questo per aumentare i numeri, e come terza cosa proprio quella di immaginare un'organizzazione più funzionale anche a livello nazionale per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, che fino ad oggi comunque non sta mostrando un grande livello organizzativo nazionale.